Una pallina di gas, mia pallina di gas. Ci siamo già avvelenati? Sì, ci siamo avvelenati. Va bene, non importa. Cosa? Oh, stiamo affogando! Stiamo affogando! No, 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 aspetta, 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 aspetta. Che io ho paura ad allontanarmi da qui, perché so già che mi dimentico dove l'ho piazzato sto coso. Siamo incredibilmente tanto lontani da casa. Yeah! Ok, mi piace, mi piace. Forse è anche troppo grande. Oh, eccolo! Ciao, piccolo Petero! Ciao, bellissimo! Ma sbaglio, sei più grande delle altre volte? Buongiorno a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Ember the Gamer e oggi siamo tornati su Crystal Isle con il Ginetto per poter far nascere tanti piccoli cuccioli bellissimi e pucciosi. Allora, noi qua ci siamo già piazzati le basi per fare la nostra nursery, dove dovremmo far schiudere gli ovetti, far crescere i cuccioli, eccetera, eccetera, eccetera. Ma prima, visto che per gli ovetti di viverne serviranno probabilmente un botto e mezzo di condizionatori, noi un po' ce ne siamo già craftati, ma soprattutto ci servirà tanta energia e non ho intenzione di fare il generatore, costruire quella roba che fa un rumore improponibile, fastidiosissimo. Vorrei creare le batterie, quelle che ci sono su Aberration. Intanto guardate qua che abbiamo fatto il recinto per i nostri scarabei, guardate come sono felici, liberi, tranquilli, più o meno. Perché state fermi? Dovreste camminare voi. Crypto è sempre il più lontano possibile perché sia mai, ovviamente sempre super offeso, ma non importa. Dicevamo, prima di costruire la nursery e iniziare con gli accoppiamenti, dobbiamo andare a recuperarci un po' di materiali. E invece di farlo fuori registrazione, ho detto, ma perché no? Potrebbe succedere qualcosa di interessante, facciamolo in registrazione. Allora, come prima cosa ci servono le gemme rosse, che si trovano, mamma mia, che luce! Ma perché tutta sta luce stamattina, scusate? Niente, devo andare per così perché non ci vedo una mazza, dovrei andare dall'altra parte io, ma vabbè. Vabbè, sembra d'avere un fascio di luce piantato sulla faccia, manco fossimo un interrogatorio. Comunque, stavo dicendo, ci dobbiamo andare a rubare un po' di gemme rosse dai nidi dei grifoni che avevamo visto l'altra volta per poterci fare l'estrattore di gas, in modo che poi riusciamo ad andarci a prendere appunto le palle di gas per poter creare le batterie e dar energia ai nostri condizionatori. Sarà una cosa molto divertente perché non abbiamo ancora testato se i grifoni attaccano o meno la viverna, quindi sarà una cosa molto divertente. Allora, qua dentro ci sono le viverne brutte e cattive, quindi aspetta che cambiamo poco poco direzione. Allora, qua iniziano a esserci nidi di grifoni con ovviamente i grifoni. Se non sbaglio però, quelle che avevamo visto con le gemme... Cosa c'è là? Ah, no, altri grifoni, niente, vedo roba che si muove ma sono solo grifoni. Peraltro, nei nidi dove c'erano anche tutte le gemme, che ora vorrei ricordarmi dove cacchio le avevamo trovate... Ah, quanti grifoni, ma che bellezza. Se non ricordo male non c'erano grifoni in quella zona, quantomeno c'era tipo solo un anchilosauro. Spero che la cosa sia rimasta così. Oh, eccole qua le gemme, eccole qua le gemme. Ok, allora io non so se appena ne rubo una i grifoni si aizzano contro di noi. Laggiù cosa c'è? Un carno? Ok, non mi preoccupa il carno. Allora, io voglio solo le gemme rosse, non voglio rubarvi nient'altro, vedi, niente. Ups, via la mappa, Ginetto, grazie. Ok? Non succede niente, perfetto. Quindi io mi do il saccheggio. Oh, ma guarda che bellini sti nidi, sono troppo teneri, mi piacciono tantissimo. No, scusa, ma perché mi dà pietre invece di gemme? Ma non sto raccogliendo le gemme, non mi sta facendo raccogliere gemme, sono pietre. Ma perché pietre? A me servono le gemme rosse. No, scusa, è una gemma, la raccolgo e diventa una pietra. Ah no, non le posso raccogliere, ma sono decorative. E mi fa raccogliere pietre. Ok, no, questo mi sta trollando di nuovo male Ark. Bene, ottimo. Io raccolgo la gemma rossa, ma lui mi dà pietre. Bene. Grazie, Ark. Grazie, fantastico. Ok, niente. Ark mi sta di nuovo prendendo in giro in maniera palese. In maniera palese e non giustificabile. Ma non importa. Piano B mi vado a raccogliere le gemme da un'altra parte. Non è un problema. Questa cosa che io raccolgo le gemme e Archi mi dà pietre, però me la devono spiegare insieme al 2 di Kuro che sparisce tra le rocce magicamente ogni volta che prova a catturarne uno. Ma dettagli, piccoli dettagli. Ah, viverna, 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 siamo troppo vicini al nido delle viverne. Mi sa che quella è brutta e cattiva. Ah, ce n'è anche più di una, ciao, ciao, bellissime. Aspetta, solo per curiosità, siete quelle brutte e cattive? Sì, decisamente sono quelle brutte, brutte e tanto, tanto cattive. Infatti nel nome c'è scritto Crystal Wyvern Air. Quindi sì, sono quelle che ti uccidono appena ti vedono. Ah, che brutto.
Allora, sia per le gas ball che per le gemme rosse, in teoria siamo, dovremmo trovarle in questa zona, che mi piace assai, peraltro. Ma guarda che bellina che è questa zona, con tutti i funghetti giganti, tutte queste cose. Oh, oh, ma che meraviglia. Pensa a farti una base qui sotto, è bellissimo. È tutto molto bellissimo. Sì, però io vorrei le gemme ora. Ah, oh, finalmente. Mi sa che sono queste. Mi sa che da qui noi dovremmo riuscire a prenderci le gemme rosse. C'è qualcuno che rompe le scatole? No, vedo solo erbivori in zona. Oh, perfetto, ce le possiamo anche raccogliere con calma. Allora, e ci dà le gemme rosse. Oh, perfetto, benissimo. Non me ne servono tante. Ah, questo è decorativo, ok, niente. Ce ne dovrebbero servire una ventina. Meglio abbondare. Io prendo tutto quello che c'è, che non si sa mai. Oh, e qui c'è anche una vena di gas. Perfetto. Perfetto, proprio tutto quello che ci serviva. Ottimo. Peccato che ci serve il tavolo da lavoro per farci la... per farci l'estrattore di gas. Ah, oh, dannazione, devo dobbiamo tornare alla base e poi tornare qua. Ok. Ah, oh, speriamo di... guarda. Aspetta. La vena di gas si è arrabbiata molto e ha spawnato una pallina di gas. Una pallina di gas, mia pallina di gas. Ci siamo già avvelenati? Sì, ci siamo avvelenati. Va bene, non importa. Cosa? Oh, stiamo affogando. Stiamo affogando. No. Aspetta. Mi ero dimenticato che faceva affogare. Questa cosa. Ok. Ginetto, tutto bene? Sì. Sì, tranquillo. Non lo faremo mai più. Andiamo a costruirci l'estrattore di gas. Non ti preoccupare. Ti giuro, non lo faccio più. Solo che noi siamo qui e base è da tutt'altra parte della mappa. Porca miseria. Comunque questa parte della mappa è veramente stupenda, è molto molto selvaggia. Guarda, già che ci siamo prendiamo un po' di polimeri dalle mantidi. Guarda come ci attaccano, dopo che ne abbiamo attaccata una. Stai calma però, stai molto molto calma. Ok, ne bastano due per fare incetta di polimeri, perfetto. Oh, mamma mia, com'è lunga arrivare fino là dove c'è la vena di gas adesso. Però non importa, non importa. Oh, siamo super super mega pesanti. Vediamo di farci subito l'estrattore di gas. Perché non si sposta? Aspetta. Oh no, l'inventario è troppo pieno. Via un po' di fibra che tanto non ci serve. Ah, lo chiama collettore di gas. Collettore, va bene. Va bene anche collettore. Mi piaceva di più estrattore, ma... cosa manca? La pasta cementizia. Pasta cementizia deve averne qua. Ah, finalmente abbiamo l'estrattore di gas. Che cosa bellissima. E vediamo se riesco già a farmi le batterie con queste tre palline di gas che siamo... sì, bus magari no, che siamo riusciti a recuperare. No. Cosa ci manca? Ah, ne servono 20. Ah, ok. Speravo ne bastasse tipo una. Ma a quanto pare no, ne serviranno tante. E la peppina però. Allora, sai che c'è? Noi ci prepariamo un banco di lavoro in anticipo e ce lo portiamo fino a dove c'è la vena di gas. Così almeno fatto fatto, siamo tutti felici, contenti e tranquilli. E possiamo anche ripararci l'estrattore nel caso in cui fosse necessario. Ma quanti chilometri siamo disposti a fare pur di non creare il generatore di elettricità? Perché non lo sopporto, non lo sopporto. E poi volevo provare le batterie. Voglio vedere quanto durano, come funzionano. Tra l'altro abbiamo una fonte energetica per ricaricare le batterie proprio vicino a casa, quindi perché non sfruttarla, voglio dire. Invece di dover creare quel generatore che fa brrr tutto il tempo a fare trrr, no, no grazie, ci impazzisco, poi rischio di uccidere gente nella vita vera, non è il caso. Sì, ok, non troveremo mai più di nuovo la vena di gas che abbiamo visto prima, perché questa foresta è incredibilmente folta, non si vede una mazza di niente. Vedi, una cosa intelligente sarebbe stata farsi il GPS prima di partire, ad esempio. C'è uno stegotech. C'è uno stegotech molto bellissimo, però non oggi, nei prossimi episodi. Nei prossimi episodi assolutamente voglio tutte le creature tech. Aspetta, gemme! Qua c'è... ci sono i cristalli che mi danno le gemme rosse, quindi posso presumere, supporre, sperare che forse ci diano anche... la vena di gas, ci sia una vena di gas qui da qualche parte? Forse no. Sì, c'è!
c'è. Allora, aspetta. Allora, come si piazza questo coso? Quindi basterà solo mettercelo sopra, io presumo. Vena di gas, dove sei? Ti ho visto un attimo fa. Eccola qui. Ok, basta che io ce lo piazzo sopra. Ok. E ora, senza affogare ogni volta, lui mi dovrebbe prendere tutte le gemme, giusto? Vabbè, aspettiamo un pochino, vediamo che combina. E poi ce ne torniamo a casa con le gemme e ci facciamo tutte le batterie per tutti i condizionatori per riuscire a far schiudere le uova di tutte le bestie che abbiamo, che alla fine non sono poi così tante, dai. Scusa, ma queste piante le posso raccogliere? Sì, ma come al solito mi danno sempre la stessa roba. Io mi illudo ogni volta che le piante, se sono di colore diverso, mi diano cose diverse, invece no. Ok, una me l'ha già data, sì, ma ci vorrà l'eternità di sempre. Cioè, a me ne servono veramente in quantità industriali, Cicci. Quanto ci metti tu per farle? Vabbè, non tantissime, siamo già a due, ok. Che io ho paura ad allontanarmi da qui, perché so già che mi dimentico dove l'ho piazzato sto coso. Siamo incredibilmente tanto lontani da casa. Ok, la vista da qua non è per niente male. Guarda che figata, si vede praticamente tutta la mappa. Vabbè, non, magari non tutta, ma una buonissima parte di mappa si vede da qua su. Dai, ce ne manca solo una per farci almeno una batteria. Poi la lasciamo qua a raccogliere tutte le balle di gas che vuole e noi ce ne torniamo a casetta, così iniziamo a far nascere i piccoli cuccioli. Ok, allora 20 le abbiamo, giusto per fare una batteria per prova. Ora questo raccoglierà per i fatti suoi tutto il raccoglibile. Io spero di ritrovarlo, perché questa zona è veramente, veramente molto difficile da esplorare. Dannazione, soprattutto con la viverna non ci sto vedendo una mazza. Non ci vedo una mazza, più piove. Ottimo, perfetto. E ora a casa da che parte sta? Allora, sentimento, noi andiamo per di qua. Ma sentimento, ho controllato sulla mappa in realtà. Non si vede una cippa di niente. Come minimo rischiamo di atterrare tipo in bocca a una viverna, a un tirannosauro, non lo so, qualsiasi bestia brutta e cattiva. Ok, il viaggio in notturna non è stato semplicissimo, ma finalmente la mattina siamo riusciti a tornare a casa e adesso ci possiamo finalmente fare almeno una batteria, una così, tanto per provarla, poi le altre ce le faremo dopo. Allora, voglio subito andare a provare a ricaricarla alla base di ricarica, che dovrebbe essere qua dietro, perché ce l'abbiamo proprio dietro casa, quindi è abbastanza comoda come cosa. Ok, allora questa dovrebbe essere la base di ricarica. Quindi se io metto questo qui, tu ti ricarichi. Sì, c'è l'indicatore lì sulla destra che mi dice 24 di 500. E ci vorrà l'eternità di sempre per farla ricaricare. Vabbè, non importa. Noi la lasciamo qui a ricaricare e poi torneremo quando ci servirà. Tutto sto casino pur di non costruire il generatore. Vabbè, ok, forse era meglio fare il generatore, facevamo tanto molto prima. Ma non importa, stiamo imparando cose nuove che ci serviranno anche su Aberration, quindi va benissimo. Ma peraltro, scusa, per curiosità, il megalodonte alfa, visto che io ho piazzato tutti i cartelli con tanta fatica e tanto amore, c'è ancora? No, non c'è, però c'è l'Insictis. Ma poverino, incastrato qua dentro, in questa piscinetta. Ma poverino, mi dispiace tanto. Ti hanno fatto spawnare in un posto orrendo. È incastrato praticamente. Cioè, da qua non può uscire, va bene, ok. Beh, in teoria così abbiamo Prime Fish gratis, giusto? Cioè, abbiamo il distributore di Prime Fish proprio a fianco a casa. Non fa tanto schifo. E mi rassicura l'idea di non avere qua il megalodonte alfa, che sinceramente rischiavo di finirci in bocca ogni 3 secondi. Ok, allora direi che è il caso di mettersi al lavoro per far nascere un pochino di cuccioli. Quindi direi di iniziare a mettere le paretine alla nostra nursery. Penso che la farò anche alta 1 e confido nel fatto di ricordarmi di riuscire a far uscire i cuccioli prima che effettivamente si diventino troppo grandi per poterli poi portare all'esterno. Allora, un pochino di pareti in vetro le vorrei anche qui, perché altrimenti la tristezza è incredibile. Qua ci mettiamo una porta abbastanza larga. Oddio, non ci passeranno mai da qua le bestie. Vabbè, non importa, in qualche modo faremo.
un po' di tetti di qua. Ah, mi mancano giusto qualche pezzo mi manca, però non importa, lo andiamo a fare, tanto abbiamo un botto e mezzo di legna, non è un problema. Allora, mi sa che il tetto qua non lo facciamo spiovente, ma lo faremo dritto. Per il semplice fatto che avevo già preparato dei tetti così. E stop. Mi piace come nursery, ok, cioè è ancora un po' da finire, però mi piace, carina. E finito anche con l'ultimo tetto. Ok, perfetto. Ah, ci manca una porta, aspetta che ce l'avevo. Yeah! Ok, mi piace, forse è anche troppo grande. Diventa forse dispersivo, forse la possiamo dividere in altri due ambienti. Allora, intanto vediamo di piazzare comunque un paio di lucine che schifo non ci fanno. Ecco lì, e ora la allestiamo semplicemente con i condizionatori e un po' di fuochi. Allora, i condizionatori dovrei averli qua, ne avevamo fatti un botto, ma penso purtroppo temo ne serviranno anche di più. Abbiamo fatto tra l'altro strage di creature tech per riuscire a prendere tutto quello che ci serviva. Dove sono i fuochi? Eccoli qua. Allora, tipo, da questo lato ci possiamo fare un'area con tutti i condizionatori. Poi ovviamente dovremo metterci le batterie, altrimenti non entreranno mai in funzione, ma vabbè. Ok, allora un po' di condizionatori ci sono. Qua sono storti, ma non importa, non ho voglia di sistemarli. Di qua invece mettiamo tutti i fuocherelli, in modo che da questo lato magari ci possiamo far schiudere gli ovetti che non necessitano effettivamente di tutti questi condizionatori per potersi schiudere. Eccoli, qua magari poi dividiamo appunto le due aree. Scusa, ma sti fuochi non mi piacciono per niente come li ho messi. Tipo, se li mettiamo tutti in fila funzioneranno lo stesso, sì. Ok, allora dai, non mi dispiace. Forse è esageratamente dispersiva, però vediamo, magari funziona. Ok, allora direi che possiamo dare il via agli accoppiamenti. Le viverne le facciamo per ultime, perché vorrei riuscire ad avere un quantitativo di batterie ottimale per riuscire a far schiudere gli ovetti. Allora, ragazzuoli, iniziamo da voi. Cosa c'hai, Ginetto? C'hai sete, ovvio. Allora, vedi i cuoricini, quindi sono abbastanza vicini, perfetto. Abilita accoppiamento anche a te. State amoreggiando? No, non state amoreggiando. Siete maschio e femmina, vero? Maschietto e femminuccia, sì. Perché non state amoreggiando, scusate? Troppo lontani? Vi faccio avvicinare così? Ok, ok. Erano troppo lontani, non riuscivano a amoreggiare. Ora sembra che riescano ad amoreggiare alla perfezione. Ok, vediamo di fare anche gli ovetti di queste due bestioline meravigliose. Ok, anche qua stanno amoreggiando. E vediamo di fare anche accoppiare i nostri castori, che per fortuna non avranno bisogno della nursery, perché in teoria la gestazione è interna. Mi diverto sempre molto a far accoppiare tutte le bestioline. Ah, giusto! I coccodrilli! Aspetta, vi abilito anche a voi. Sì, è l'errore che facciamo sempre, che metto tutte le bestie ad amoreggiare contemporaneamente. E poi è il delirio, ma non importa. E vabbè, quanti livelli sei salito, tizio? Cioè, tizia, scusami. Ah sì, tra una cosa e l'altra noi fuori registrazione ci siamo presi un po' di questi puccioli troppo bellini. Ciao, bellissimo, ma ciao. Che è sempre molto divertente e soddisfacente fargli le coccole. Guarda come sono felice ogni volta che ti avvicini, sono adorabili. No, ma tu mi hai già fatto l'ovetto! Dannazione, siete più veloci di quel che pensassi. Porca miseria. Ok, qua ci siamo quasi, l'ho visto. E era difficile non vederlo, in effetti. Anche un po' di caca, perché no, che tanto ci serve. Allora, voi smettetela d'amoreggiare. E la nostra castorina è in gestazione, perfetto. Quindi gli possiamo disabilitare anche qua l'accoppiamento. Voi mi avete fatto ovetti. Non vedo. C'è un ovetto qua sotto, dannazione, nascosto. Maledetti, non volevate farmi prendere il vostro ovetto, eh? Ok, allora facciamo il primo test con solo i fuocherelli e vediamo se agli ovetti va bene la temperatura. Troppo caldo, addirittura troppo caldo. Va bene, ne spegniamo qualcuno, non è un problema. Ok, no, sembra che nessuno di questi ovetti, alla faccia dell'ovetto, guarda qua quello dello spino, serva a fuoco, la temperatura gli va bene così com'è qua dentro, perfetto. Ok, benissimo, allora adesso non ci resta che aspettare
che si schiudano gli ovetti e che nasca il piccolo castorino. Ci stavamo dimenticando dei gerboa, che però io farò accoppiare qua dentro, perché ho paura che quando nascerà il piccolissimo, piccolissimissimo gerboa, me lo perdo subito. Quindi meglio fare a così. Non vedo cuoricini però, ma scusa, siete un maschio e una femmina. Vi dovreste accoppiare, no? Ah, sì, 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 ok, si stanno accoppiando. Uno spalle all'altro, però si stanno accoppiando, bene. Bene, oh, come siete piccini e adorabili, non oso immaginare come sarà il loro piccolo. Nel frattempo che aspettiamo che gli ovetti si schiudano e che nascano tutti i pucciolotti, mi volevo fare il beniamato GPS. Riusciamo a farci il GPS? Sì, riusciamo, perfetto, perfetto. Spegni, spegni subito, spegni subito. Ah, benissimo, abbiamo anche il GPS, così forse non mi perdo costantemente e riesco a segnare in maniera decente sulla mappa tutti i punti di interesse. Ah, giusto, noi nel frattempo in questi giorni ci siamo preparati anche il fucile a pompa con un po' di proiettili e mirino per poter far fuori anche quei maledetti Knyornis che mi hanno rotto le scatole nei giorni scorsi, che voi non ne avete idea, non ne avete idea. Ok, anche i nostri gerboa hanno finito di amoreggiare. Perfetto, disabilitiamo subito l'accoppiamento, sennò poi ci sarà un'invasione di bestioline, pur anche se adorabili, non è il caso. E la gestazione è in corso, perfetto. Qua come siamo, vetti? Avete freddo, avete caldo? No, gli va bene così, la temperatura di questa nursery va benissimo ai nostri ovetti. Quindi ho piazzato tanti fuochi e tanti condizionatori per niente? Mi state dicendo questo? Speriamo quantomeno di poter sfruttare la struttura almeno per gli ovetti di viverna. Nel frattempo vorrei far notare che la nostra serra, fortunatamente, nonostante l'acqua arrivi in modo intermittente, perché i due pozzi, sì, ok, ogni tanto piove, ma si svuotano molto rapidamente, però sopravvive. Le piantine crescono, magari non saranno al massimo della loro forma, però quantomeno ci danno quello che ci servirà per i prossimi episodi, ovvero tanta roba per poter catturare bestie e fare un po' di kibble. Mancano pochi secondi per l'optero, dovrebbe nascere tra pochissimissimo. Oh, eccolo! Ciao, piccolo ptero, ciao, bellissimo! Ma sbaglio, sei più grande delle altre volte, ti ricordavo molto più piccolo. No, ho preso un uovo, aspetta, no, volevo imprintare il cucciolo, ok. Ok, no, aspetta. Ah, troppo casino, troppa gente, lo sapevo già che mi incasinavo da morire. Allora, aspetta, che ti do un po' di pappina a te e rimettiamo l'altro vetto al suo posto, così finisce l'incubazione. Ancora tutto bene? Sì, ancora tutto bene, perfetto. Forse sarà il caso di mettergli anche una mangiatoia alle bestioline qui. Sì. Mi sa che gli piazziamo la mangiatoia qui. Guarda l'optero, poverino, come sta cercando disperatamente di uscire. Ok. E gli iniziamo a mettere un po' di pappetta. No, magari le cacche no, potrebbero non gradire. Bronto, tu avevi ancora un bel po' di cibo, giusto? Niente, vabbè. La quantità industriale. E anche quanta legna. Guarda l'optero che bravino, si sta già nutrendo dalla mangiatoia. Ma bravo optero, così non ti stavo da... devo stare appresso tutto il tempo, ottimo. Ah, qui troppo freddo, no, aspetta, fammi accendere fuochi. Ora come siete? Ok, con i fuochi accesi stanno meglio e stanno... com'è diminuita però la vita dell'uovo. Sta per arrivare anche il sarco, sta per arrivare anche il piccolo sarco. Oh mio Dio, sembra un gatto investito in autostrada, è tristissimo. No, stai lontano dai fuochi, stai lontano dai fuochi. Perché tenta il suicidio il sarco? Cosa? Addirittura, lo spino posseduto, davvero? Ok, a breve dovremo avere l'ovetto di viverna. Eccolo, che bello. Che bello. Ok, aspetta, aspetta,